Ciao, io sono Veronica e ti racconterò la storia di Babbo Natale. Mettiti comodo. C'era una volta in un luogo pieno di pace, pieno di alberi, di silenzio e di animali. Non c'era la benché minima traccia di un'auto, né tantomeno di autobus, e quindi di traffico e rumori. Qui è inverno tutto l'anno. L'indirizzo purtroppo non mi è dato saperlo, ma la casa di Babbo Natale resterà per tutti un vero segreto. Nessuno lo conosce, anche se sappiamo bene che vive su una montagna. Nessuno è mai stato capace di trovare la sua casa tra la neve. Le sue giornate sono molto frenetiche. Lui e i suoi elfi devono prendersi cura delle renne e ogni tanto con la sua slitta Babbo Natale si sposta nel circolo polare artico dove c'è il suo ufficio, definito il villaggio di Babbo Natale. Soprattutto lui si dedica a leggere tutte le migliaia e migliaia di letterine a lui indirizzate da voi bambini. A proposito, tu hai scritto la tua letterina a Babbo Natale? Anche perché questa letterina dovrà fare davvero molta strada per arrivare a lui. Se non l'hai già fatto, chiedi a mamma e a papà di scrivere insieme la lettera a Babbo Natale. Eh sì, Babbo Natale adora veramente tanto leggere tutte le letterine che gli arrivano da ogni parte del mondo e a realizzare tutti i milioni di doni da portare ai bambini che gli chiedono nelle letterine. Tutto questo sarà fatto nella notte del 24 dicembre. Secondo la leggenda, Babbo Natale sa se i bambini in tutte le parti del mondo stanno facendo i cattivi o si stanno comportando bene. Solo infatti i bambini buoni riceveranno i suoi regali. Altrimenti i doni di Babbo Natale, se tu hai fatto il cattivo tutto l'anno, purtroppo saranno messi da parte e verranno consegnati ad altri bambini. Il villaggio di Babbo Natale è un luogo davvero magico e si trova nella cittadina di Rovaniemi, nel circolo polare artico. Ogni tanto qualche bambino che arriva da ogni parte del mondo va a trovarlo nel suo ufficio e Babbo Natale è molto lieto di farlo sedere sulle sue ginocchia. Il tempo passa sereno, raccontando favole e ascoltando i desideri dei bambini. È proprio qui, nel suo ufficio, nel villaggio, che Babbo Natale ha una stanza super segreta dove conserva tutte le letterine che gli arrivano dai bambini. I bambini chiedono sempre le stesse cose da intere generazioni. E anche tu cosa vorresti? Bambole, giocattoli, automobili, videogiochi? Babbo Natale sa quello che desideri e, aiutato dai suoi elfi, inizia a leggere tutte le letterine arrivate già da mesi prima di Natale. Babbo Natale e gli elfi dedicano veramente tanto tempo a questo passaggio. Si deve leggere e rileggere ciò che desidera ogni singolo bambino, ma anche ordinare le richieste. Gli elfi sono un aiuto davvero prezioso per Babbo Natale, anche perché nella sua officina gli elfi, a un certo punto dell'anno, iniziano la loro frenetica attività di realizzazione dei doni da portare ai bambini buoni. Sono proprio loro gli operai di Babbo Natale. I regali e i giocattoli di legno possono essere costruiti dagli elfi stessi,
Negli altri casi, gli elfi si occupano di contattare personalmente il negozio di giocattoli di tutto il mondo per farsi spedire i regali richiesti dai bambini e provvedono loro stessi a impacchettarli e a sistemarli. Non tutti possono diventare gli elfi di Babbo Natale. Ci vogliono addirittura 99 anni di esperienze per diventare un vero elfo di Babbo Natale. La notte della vigilia, il 24 di dicembre, Babbo Natale sale sulla sua slitta, carica magicamente di tutti i regali la sua slitta, trainata dalle meravigliose renne che girano tutto il mondo da un capo all'altro per portare i regali e i giocattoli che rendono felici i bambini di tutto il mondo ed anche te che stai ascoltando questa storia. Una magia che si rinnova ogni anno. Buon Natale da Bimbolandia!